Inoltre Bergoglio non c'entra niente con la messa, perché io che cosa dico? Non si va a messa in unione col cosiddetto Papa Francesco, perché Papa non è, a parte il fatto che è eretico, apostata, anche se fosse Papa, il solo fatto che è eretico ti dovrebbe già spingere, lo dice la Chiesa, a non andarci a messa. Per giunta non è il Papa, con chi caspita esprimi questa comunione? Bergoglio non c'entra niente con la messa. Sentite il finale, ve l'ho letto poco fa, gustatevelo di nuovo. Non essendo papa, non si può essere in comunione con qualcosa che non esiste. Oh, allora proviamo a ragionare noi. Inoltre, Bergoglio non c'entra niente con la messa. Come non c'entra niente? Questi una cum dicono che l'errore nostro è sostenere che Bergoglio non è il Papa. Ergo, se 2 più 2 fa 4, per una cum Bergoglio è il Papa, giusto? E il Papa c'entra o non c'entra con la messa? E perché dicono no? Allora come si fa a discutere con questi insani di mente? Mi dite voi se non sono loro il vero problema da cui Bergoglio trae forza, sì o no? I una cum sono il vero problema, fidatevi di me. L'orgoglio farisaico, l'ipocrisia che hanno è semplicemente diabolica e irrazionale. Inoltre Bergoglio non c'entra perché hanno deciso loro. Perché anche se non fosse il Papa, la messa è lo stesso valida, basta che ci sia il sacerdote, il pane, il vino e le formule, e la formula della consacrazione. Non è vero. Bergoglio non c'entra niente con la messa. Non essendo papa non si può essere in comunione con qualcosa che non esiste. Scusami, allora tu perché vai a messa in unione con Papa Francesco? E ritieni che sia valida? E io rispondo con un documento della Chiesa, che non me lo invento io, caro Angelo Vewe. Hai di che scrivere sul Don Minutella, che è eretico, settario, il tuo collega di viaggio Giuseppe Panettiere, che scrive che io, la Madonna, non può apprezzare il mio operato, allontano la gente, eccetera, eccetera. Io comunque, rispetto ai vostri pensieri saputelli, vi cito Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia. Nella quarta parte, a proposito del tema della comunione nella Chiesa, c'è un numero da imparare a memoria ed è il numero 39. Lo leggo. Inoltre, c'è un inoltre che riprende Giuseppe Panettiere. Giuseppe Panettiere diceva: inoltre la messa con Bergoglio. Inoltre, dice il Papa, per il carattere stesso della comunione ecclesiale e del rapporto che con essa ha il sacramento dell'Eucaristia. Le capite queste cose? La messa è espressione somma della comunione ecclesiale. Non c'è Eucaristia se non c'è comunione ecclesiale. Lo capite questo? È un passaggio teologico decisivo che questi quattro ignoranti unacumetti ignorano e fanno i maestri, perché noi siamo eretici e settari, siamo noi eretici e settari. Perché ci appoggiamo al Magistero, è così ormai. Va ricordato che il sacrificio eucaristico, pur celebrandosi sempre in una particolare comunità a Enna, a Treviso, a Bergamo, a Brindisi, a Sassari, dovunque si celebri, non è mai celebrazione di quella sola comunità. È il Papa, eh. Essa infatti, ricevendo la presenza eucaristica del Signore, riceve l'intero dono della salvezza e si manifesta così, pur nella sua perdurante particolarità visibile, come immagine della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, cioè ogni comunità cristiana manifesta l'intera comunione ecclesiale di tutta la Chiesa. Come? Qual è l'elemento con cui oggi qui questi quattro settari eretici manifestano la comunione o manifesterebbero la comunione con tutta la Chiesa? Qual è l'elemento? Non è difficile, ditemelo. La menzione del Papa. Perché come lo Spirito Santo è principio invisibile della comunione ecclesiale, il Papa è principio visibile della comunione ecclesiale. Quindi una comunità cristiana che sta celebrando l'Eucaristia a Lampedusa
si manifesta in comunione con tutta la Chiesa nel momento in cui dice a Dio Padre, niente meno, ti offriamo questo sacrificio in comunione con il nostro Papa Benedetto. Lì c'è la comunione di tutta la Chiesa. E se invece cito Totò, o Peppino De Filippo, o Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che comunione esprimo? Lo capiscono o no questo? Sì, Giovanna, lo capiscono. Qua è la rabbia. Si sono intestarditi. Non è finito, perché c'è il passaggio più importante ora, Ogni valida. Celebrazione dell'Eucaristia esprime l'universale comunione con Pietro. Dunque, se non c'è comunione con Pietro, c'è col Papa, la celebrazione eucaristica, attenti, com'è? Perché Giovanni Paolo II, che non scrivono i papi i documenti così, pesano tutte le parole, avrebbe potuto dire ogni autentica celebrazione eucaristica, giusto? E quindi il contrario è inautentica, però è ancora valida. Oppure avrebbe potuto dire ogni degna celebrazione eucaristica, e quindi dove manca la comunione col Papa, al limite è indegna. Quale aggettivo adopera Giovanni Paolo II? Quindi ogni messa che non è in comunione reale col Papa è una messa? Tacete unacumetti, tacete unacumetti! Tiratevi fuori, pregate, mettetevi in ginocchio, vi perdete l'anima! Se Bergoglio non è il Papa, e non lo è, che comunione è? Invalida. La celebrazione eucaristica è perché il contrario di valida è invalida, va bene? Non è una formula qualunque l'espressione in unione con il nostro Papa, è decisiva! Lo dice Giovanni Paolo II, numero 39 dell'Ecclesia dell'Eucaristia. Non è una farcitura come le ciliegie sulla torta con la panna. È la panna stessa, anzi è la torta stessa, è decisiva quella formula in unione con il nostro Papa. Quindi tu attacchi Papa Francesco nelle sue scelte, però ci vai a messa. Non ti pare di essere falso con te stesso? Sono falsi con se stessi.